Tutte ragazze, allora, appena tornata da Parigi, volevo anzitutto dirvi comunque com'è andata la vacanza, il viaggio, e poi farvi vedere anche cosa ho comprato. Ho comprato un po' di cosette, soprattutto dei H&M, devo dire, anche perché ho notato che non ci sono molti né Bershka né Stradivarius, ne ho trovato solamente uno. Centri commerciali sì, però non con tutta la roba che diciamo ho trovato anche a Barcellona, quindi un pochettino differente. Comunque abbiamo passato veramente una bella vacanza. Vedrete sicuramente il mio video appunto su Parigi, dove vi faccio vedere un po' i quartieri di Parigi, Montmartre, cosa ho visitato. Sono andata anche a Disneyland comunque, e sicuramente vi farò vedere anche alcune immagini girate appunto con la telecamera di Parigi. Quindi spero comunque che vi piaccia. Allora, poi volevo dirvi anzitutto un po' com'è stata la vacanza, perché ci dovesse andare o comunque per chi ha intenzione di andarci. Parigi non è assolutamente una città economica, ormai sicuramente lo sapete anche voi, è una città abbastanza cara, soprattutto per quanto riguarda anche la roba da mangiare, a meno che non vi arrangiate con dei fast food. Ce n'è uno che si chiama Quick, che è tipo McDonald's, penso che faccia anche molte insalate, comunque ho visto dai cartelloni pubblicitari, e comunque se vi arrangiate magari riuscite anche a risparmiare un bel po'. Io comunque sono partita con i miei, siamo andati la maggior parte delle volte in ristoranti e soprattutto anche a mangiare le crepe, come avete visto anche nelle mie foto di Facebook. C'erano veramente delle crepe giganti, erano assurde, erano praticamente una cosa del genere, tutta piegata, te la portavi in giro, te la mangiavi così ed era squisita, ragazzi. L'ho mangiata 3 giorni, in 5 giorni che sono stata lì, 3 giorni ho mangiato crepe. Ovviamente era un pranzo, praticamente adesso mangiavo solo quello a pranzo, solo quello a cena, perché era veramente gigante. In più non riuscivo mai a finirla, la dividevamo sempre in tre con i miei. E poi comunque siamo andati anche a vedere la Torre Eiffel, dentro no, perché l'avevo già vista tempo fa, ero partita in colonia, quindi l'avevo già vista. E comunque c'era moltissima gente, abbiamo trovato moltissimi italiani, moltissimi spagnoli, arabi e poi anche cinesi e giapponesi. La maggior parte erano comunque italiani e spagnoli, infatti mi sono arrangiata moltissimo con lo spagnolo, comunque il francese non lo conosco, comunque sapevo 2 o 3 parole e basta. Fortunatamente molte persone sapevano lo spagnolo, però si sapevano lo spagnolo, però altre abbiamo avuto veramente molta difficoltà perché non sapevano né inglese né spagnolo, quindi sapevano solamente francese e boh, secondo me è un po' limitato, perché comunque le persone che devono incontrare turisti tutti i giorni dovrebbero sapere almeno l'inglese e a questo punto lo spagnolo, che la Spagna è a 2 passi e vanno moltissimi spagnoli, soprattutto anche a Disneyland. Poi a Disneyland ho incontrato molte coppie italiane, quindi che hanno convinto il ragazzo ad andare. Io sicuramente non avrei mai convinto Andrea, perché non è un patito di cose Disney e di film Disney. E comunque io lo stesso non sono una patita, molto patita, però ho voluto andarci anche perché non me la ricordavo. Comunque ho passato veramente una bella giornata anche lì. Era come tornare un po' bambina. Comunque, vi faccio vedere gli acquisti. Prima di tutto, allora, vi sto parlando di Disneyland, vi faccio vedere gli acquisti di Disneyland. Allora, la prima cosa che ho preso è questa tazza, guardate, con un topolino molto carina, nelle botteghe di Disneyland, che per chi ci dovesse andare, io consiglio di comprare le cose all'inizio, perché ne trovate molte di più. Appena entrate, proprio nei primi padiglioni di Main Street, così si chiama la via, trovate tutti gli appositi negozi appunto di souvenir, e lì trovate più cose. Invece più avanti trovate più che altro pupazzi, oggettistica così, invece roba per la casa e roba diciamo che vi serve di più, almeno secondo me, la trovate tutta all'inizio. Quindi ho preso questa tazzina molto carina, eccola qui, pare che l'abbia pagata sui boss, c'è ancora 5,99 euro, così vi dico anche i prezzi. Poi un'altra cosa che ho preso a Disneyland sono i biscottini, i topolini che costavano 1,99 euro, biscottini col cioccolato al burro. Poi faccio vedere anche la mappa di Disneyland, che l'avevo fatta vedere anche nel mio video comunque, ed è così, è abbastanza grande, però ragazze non tantissimo. Io non ci andavo da boh, da 10-12 anni che non andavo a Disney, la sono andata 3 volte, questa è stata la terza quando ero piccolina. È grande, però diciamo che in una giornata può
Potete farlo tranquillamente, anche perché quando sono andata io, che era all'inizio, appunto adesso all'inizio di settembre, non c'era moltissima gente, quindi le file comunque erano messe bene, c'era gente però non troppo affollata, quindi le file non erano da ore ma erano massimo di 20 minuti. Comunque qui è diviso praticamente in quattro parti, c'è la Discoveryland, Adventureland, Fantasyland e poi un'altra che non mi ricordo come si chiama, Frontierland. Io praticamente le ho fatte quasi tutte, non ho fatto i trenini che ti portano dappertutto, comunque questa era la mappa. Sfortunatamente non c'era quello di Peter Pan perché era in ristrutturazione, quindi peccato perché era uno dei giochi che c'erano di più, quelli di Peter Pan. Comunque, un'altra cosa che ho preso a Disneyland, molto molto carina, sono questi orecchini. Aspetta che vi faccio vedere. Sono fatti con l'immagine, diciamo, della faccina di Topolino, con il contorno della faccina di Topolino, guardate. Molto molto carini questi, li ho stato pagati 10 euro, comunque i prezzi non sono allucinanti. Oddio, per la cover per il cellulare per esempio c'erano prezzi assurdi, io ho detto no, assolutamente. Comunque per Disneyland ho comprato queste tre cosette, quindi neanche troppissimo. E invece adesso passiamo agli acquisti che ho fatto a Parigi. Allora, come souvenir ho comprato questo portachiavi, guardate. Molto carina, mi è piaciuta molto questa scritta, anche Paris qui, e poi con la Torre Eiffel, con gli Swarovski, molto carino anche questo. Poi ho comprato questa tazzina per i cereali di Parigi, con la Torre Eiffel, l'Arc de Triomphe, anche questa molto carina, nei negozi di souvenir. E poi fatemi pensare, ah sì, sono andata all'Hard Rock, non ho voluto comprare magliette perché non mi sono piaciute, non neanche una mi è piaciuta, e ho preso questa a forma di chitarra, è praticamente una pre-bottiglie che fa anche da calamita, quindi alla fine ho preso questa qui da Parigi, cito Paris, ecco ve la faccio vedere bene, col simbolo di Parigi. Poi un'altra cosa che volevo dirvi, comunque la metropolitana l'ho trovata, sinceramente meno di Barcellona, c'era meno gente di Barcellona, il biglietto è questo qui, quindi molto più piccolino di quello di Barcellona, l'ho pagato mi pare sui, 5,10 euro costava il biglietto per tre persone, quindi sì, non costa tantissimo, comunque la metropolitana non era molto 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 affollata, poi dipende anche dalle stazioni, noi stavamo per lo più all'Opera. La stazione dell'Opera. Poi andiamo invece avanti con gli acquisti dei... Ah, scusate, ragazzi, mi sono dimenticata di dirvi cosa ho comprato anche la Disneyland. Mi sembrava un po' strano che avessi preso solamente quelle due cose. Ho preso anche un pigiama. Allora, pigiama, ho preso questo qui, guardate, molto carino. Con tipete. E praticamente la parte di sopra della maglietta era questa qui bianca. E poi la parte di giù sono questi pantaloncini che hanno appunto il pio pio da questa parte. Poi ho preso anche una magliettina da usare lo stesso un po' come pigiama, infatti ho preso la taglia L del 20° anniversario anche, visto anche 2013, perché Disneyland aveva fatto il 20° anniversario, quindi c'è ormai una fondazione nel 20 anni fa. Poi, allora, stavo dicendo, continuiamo invece con gli acquisti che ho fatto a Parigi. Allora, a Parigi ho fatto acquisti per lo più da H&M. La prima cosa che ho preso, ho trovato subito, è questo pennellino. Guardate, molto carino. Da applicatore, 3,95 euro. Poi questa palettina di ombretti che non avevo ancora, è costata 4,95 euro. Li devo ancora aprire, sono completamente sigillati, come vedete. Poi quest'altro pennellino che... praticamente alla parte del pennino d'eyeliner e l'altra parte da sfumatura, e questo è sempre 3,95 euro, è molto carina questa versione, ne ho visti tantissimi. E poi questo qui che avevo già, costato 2,95 euro, lo stesso pennellino a penna. Poi ho preso questo matita da labbra che ho tra l'altro adesso sulle labbra, quindi se vi piace magari avete H&M prendetela perché ve la consiglio tanto, costata anche questa 3,95 euro, quindi di questo colore qua, come vedete, mi piaceva molto. Poi ho preso questo blush, sempre questo blush, diciamo, colore molto 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 acceso, sempre mi pare sui 3 euro, 4,95 euro, questo non mi ricordo perché non l'ho già tutto dalla confezione.
E poi per quanto riguarda i trucchi ho finito, quindi ho preso solamente questi. Adesso invece passiamo alle cose da vestire. Allora, la prima cosa che ho preso è questa gonnellina, praticamente con i quadri del H&M. L'ho presa a 19,95 euro, quindi neanche tanto. Ho intenzione di utilizzarla anche con, siccome è anche abbastanza vita alta, quindi la userò anche con le magliettine dentro, quindi molto carina questa. Poi adesso vi faccio vedere le altre cose che le ho qui dietro. Allora, in un altro negozietto dove costava tutto poco ho comprato queste scarpe dorate, che mi servivano, praticamente non ne avevo più, ho dovuto prendere anche il numero 39, abbastanza grande rispetto a quello che ho solitamente. Comunque queste qui dorate le sto pagate 10 euro, quindi non tanto. E poi ho preso un altro pigiama molto semplice, con costato 19,90, la parte di sopra una magliettina bianca, la parte di giù proprio a pois bordeaux. Poi ho preso questo paio di pantaloni, sono skinny, costati 29,90, colore verde militare, che non avevo, sono super skinny, stretti stretti giù, che mi piacevano molto, appunto questo colore, non avevo questo colore, ho deciso di prenderli comunque. Ah, comunque adesso c'è anche lo sconto del 50% se prendete due paia di jeans, io non avevo bisogno di altro, quindi alla fine non ho preso altro. E poi in vista dell'inverno questo maglione qua, questo abbastanza pesante, si sente che è lana, infatti è costato 35 euro, però mi piaceva moltissimo il colore. E poi sempre dei H&M, l'ultima cosa che ho preso è questa giacca, questa qui, abbastanza elegante, che praticamente mi serviva perché non ne avevo, e questa pagata 29,95, fatta così. È bellina perché comunque segna abbastanza, solitamente non mi piacciono quelle giacche che rimangono molto larghe, questa invece è molto carina perché c'è il bottoncino, un bottoncino per chiudere, e segna abbastanza. Poi ho preso da Andrea una camicia sempre da H&M, e poi ho preso questa magliettina in questo negozio che si chiama Morgan. Guardate, è molto carina, ne volevo una blu elettrico, alla fine l'ho trovata. Molto carina, particolare soprattutto, e anche da vedere addosso perché così non rende. E poi mi ero dimenticata che da H&M ho preso anche questo eyeliner colore praticamente bronzato, è costato 3,95 euro, che devo ancora aprire e testare bene. Allora ragazze, questi erano gli acquisti di Parigi, spero che vi siano piaciuti, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, e un bacione, alla prossima ragazze. Mua!